Ad Ostuni il sottosegretario all'interno Nicola Molteni, in un tour che lo ha visto prima impegnato a Taranto presso l'hotspot, poi nella Città Bianca, in un incontro con il dirigente del commissariato Andrea Toraldo, per esprimere gratitudine agli uomini e alle donne della Polizia di Stato per lo straordinario lavoro che stanno svolgendo in questo periodo difficile di pandemia che il paese sta attraversando. Ho fatto una scelta che è quella di toccare con mano quelle realtà di prossimità, appunto i commissariati, che rappresentano dei presidi importanti, strategici sui territori, spesso dimenticati, spesso abbandonati. Ostuni è una bellissima città, una città meravigliosa, ha un grande commissariato, e quindi per ringraziare uomini e donne in divisa che ogni giorno, con grande senso di responsabilità, impegno, abnegazione e sacrificio, garantiscono la sicurezza anche in una terra importante come questa. La presenza del sottosegretario Molteni è stata un'occasione per parlargli degli ultimi avvenimenti che hanno visto 34 migranti soccorsi dalla nave da crociera Norwegian Gateway prima di arrivare alla diga Punta Riso di Brindisi. Io ho detto che l'immigrazione va gestita, controllata, e l'immigrazione clandestina va bloccata, altrimenti l'Italia viene travolta. E quindi o c'è una risposta europea al fenomeno migratorio, l'Europa si sta totalmente disinteressando del fenomeno migratorio sui paesi di primo approdo, quindi c'è una risposta europea, oppure credo che l'Italia debba fare da sola. L'Italia ha già fatto da sola nel 2019 con Matteo Salvini, i risultati sono stati ottimi sul fronte dell'immigrazione. Il commissariato di Ostuni e la questura di Brindisi rappresentano un punto fondamentale di alto funzionamento della legge su questo territorio. Noi siamo orgogliosi che il sottosegretario ha scelto Ostuni come punto di arrivo per ringraziare gli uomini e le donne delle forze dell'ordine.